Allora, insieme ai titolari Rizzi e Borselli presentiamo con il sommelier Magno questo pregiato DOC Mare Malta. Prego professore. Allora, il vino che stiamo presentando è Rosa del Salto Mare Malta 2011, è un Sangiovese. Allora, il vino si presenta limpido, senza particelle in sospensione, con un colore rosa cerasuolo. Ha una buona consistenza. Al naso è intenso e abbastanza complesso, di qualità fine, con sentori floreali e fruttati. Un floreale che mi riconduce alla rosa e un fruttato che mi riconduce a una ciliegia abbastanza acerba al palato. Al palato è secco, caldo e anche morbido, fresco, leggermente sapido, di corpo. Ha un vino che ha un ottimo equilibrio, quindi equilibrato, intenso, persistente, una buona pai, quindi veramente lunga. È un vino armonico, la qualità è altamente fine, un vino che potrei sposare con piatti di pesce, ma non disdegna neanche, diciamo, un'ottima degustazione, quindi un pasteggio con dei formaggi a pasta molle. Un vino darei un punteggio un 92. E complimenti a questa azienda. Naturalmente, una domanda alla signora: la passione del vino quando è nata? La passione del vino è nata quando ho conosciuto mio marito. Bellissimo, quindi abbiamo coniugato aspetto sentimentale di un gastronomo. Complimenti, in bocca al lupo a questa azienda. Quindi, per informazioni, i nostri amici all'ascolto dove possono venire a trovarvi? Beh, innanzitutto, ormai, anche se noi siamo veri contadini, nel senso che siamo io e mia moglie l'azienda, potete trovarci su web al www.maremmalta.it, oppure praticamente le informazioni sono tutte lì, per cui ci sono numeri di telefono e quant'altro. Chi vuol venire non solo è benvenuto, ma in questa occasione, facendo menzione di questa manifestazione, poi facendo menzione di questa trasmissione, sarà non solo nostro gradito ospite, ma avremo il piacere di regalargli qualcosa veramente di particolare. Grazie, ringraziamo i titolari dell'azienda, ringraziamo il maître sommelier Magno, ringraziamo il direttore Marco Fanuzzi di Oltre Free Press per il magazine Itinerari Agroalimentari d'Italia, e naturalmente diamo appuntamento in questa splendida realtà della Maremma toscana. Grazie.